Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa celebra la festa di San Benedetto da Norcia, grande italiano, grande gloria per la Chiesa d'Italia e anche patrono d'Europa, un grande santo davvero straordinario che ha creato tra l'altro un'epoca storica. Il monachesimo ha segnato profondamente la vita di tutta l'Europa quasi 1000 anni, insomma, per 700-800 anni sicuramente, insomma, quindi legato anche a quel particolare sistema di vita rurale che era il feudalesimo, ha contribuito a una grandissima diffusione non soltanto del cristianesimo tra tutta la gente, comprese le persone più semplici e più ignoranti, ma, come sappiamo, grazie all'opera dei monaci, tutto il patrimonio della cultura classica dell'Europa è stato trasmesso grazie all'opera degli scrivani, degli amanuensi. Quindi hanno compiuto davvero un'opera grandissima, sia da un punto di vista religioso che da un punto di vista culturale. E questo anche i cosiddetti laici, peggio ancora i laicisti, devono riconoscerlo. Ecco perché se oggi si formano per diventare tanto laici, come scritti dei filosofi antichi, devono ringraziare i monaci di San Benedetto, perché altrimenti non avremmo neanche letto i testi dei monaci antichi, dei filosofi antichi. Sapete che la regola di San Benedetto è famosissima, fondata sul ora et labora, cioè prega e lavora. È un monachesimo, un tipo di vita che si rifà alla vita nascosta di Gesù. Gesù è rimasto per 30 anni a Nazareth facendo il falegname, quindi non facendo cose esteriormente visibili, occupandosi nella preghiera. È un modo con cui si rivive i misteri degli anni della vita nascosta. Accessibile da un esempio anche per tutti noi, come tutte le realtà che lo Spirito Santo suscita nella Chiesa, non è soltanto una forma di vita straordinaria che fa diventare santo chi poi ci entra e la vive bene, ci sono tanti santi monaci e benedettini, ma ha anche un messaggio da dare a tutti noi. Qual è il messaggio da dare a tutti noi? Numero uno, che Dio ha sommamente amato e che la preghiera è la cosa più importante. Questo è vero non soltanto per i monaci ma per tutti. Gesù nel Vangelo ci ha ricordato che se non rimaniamo uniti a Gesù come il traccio alla vite, non facciamo niente di buono. Come si fa a rimanere uniti a Gesù? Come stiamo uniti a Gesù? Frequentando i sacramenti, specialmente quelli che si possono ripetere, la confessione e l'Eucaristia, e dedicandoci alla preghiera, trovando tempo e spazio per la preghiera. Molto importante anche riscoprire, sull'esempio dei monaci benedettini, l'importanza del silenzio come spazio vitale e luogo proprio del dialogo tra l'anima e Dio, che ci parla molto se impariamo ad ascoltarlo nel silenzio, non solo esteriore ma anche interiore del nostro cuore. Sapete che sono i monaci di San Benedetto quelli che sono stati i primi a scrivere silenzio grosso quanto una casa dentro le chiese. Ricordate sempre che in chiesa non si parla, in chiesa si parla o con Dio o di Dio, si parla tra di noi solo quando è necessario, strettamente necessario, e sempre sotto voce, sia per rispetto al Signore sia per rispetto di chi in chiesa ha il diritto di rimanere raccolto in preghiera. Sapete che i monaci sono stati un grandissimo esempio, la vita proprio monastica è proprio un pochino l'emblema della saggezza, cioè una persona che è un uomo di Dio, un uomo di preghiera, impara a vivere in un certo modo che ci ha descritto il libro dei Proverbi. Riprendiamo qualche versetto che è molto bello e poi concludiamo, no? Dio si rivolge in questo modo a noi: poi guarda, figlio mio, se tu accoglierai le mie parole, per accogliere quello bisogna ascoltarle, custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, il monaco è proprio l'emblema dell'uomo sapiente, non inclinando il tuo cuore alla prudenza, se invocherò l'intelligenza, chiamerai la saggezza, eccetera, troverai la scienza di Dio e comprenderai il timore del Signore, perché il Signore dà la sapienza e dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Vedete sempre come ricordano queste cose, no? Un cristiano ben formato, che prega, che sta in contatto con Dio, ha uno stile che si riconosce, rimane sempre calmo, non si lascia prendere dalla frenesia, dal turbamento, dal nervoso, dalla rabbia, perché sa affidarsi al Signore, ha un profondo spirito di introspezione, di riflessione, che dobbiamo acquisire.
Prosegue il testo dicendo: egli riserva ai giusti la sua protezione, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sul sentiere della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici. Bellissimo. Quindi quando un uomo, una donna, si innesta nel Signore, si dedica per quanto può alla preghiera, rinuncia, specialmente oggi, a vivere le frenesie e tutte quante le cose, le agitazioni, i turbamenti del mondo, capite? Noi abbiamo un modo anche, certamente viviamo nel mondo, siamo informati dalle cose del mondo, no? Ma non è che ci attanniamo presso al mondo, no, assolutamente, d'accordo? Noi siamo formati, preghiamo, diamo il nostro contributo alla vita del paese, alla vita della Chiesa, alla vita del consorzio umano, e basta però, per il resto non ci adanniamo, non ci turbiamo, perché una profonda vicinanza con Dio dà questa sapienza grande, che consiste nel fatto di sapere che Dio porta avanti Lui le cose, le situazioni, e per rimanere uniti con Lui non dobbiamo mai farci travolgere e turbare da nessun evento, per quanto sgradevole e preoccupante sia, sapendo che Dio lo vede, Dio fa, Dio interviene, Dio opera, e molte volte la cosa più grande che noi possiamo fare per fare del bene non è sbraitare, agitarci o muoverci, ma metterci in ginocchio e invocare l'intervento di Dio su quelle situazioni che a volte sono più gravi, perché sono poche le cose in cui possiamo farci qualcosa, La maggior parte delle cose della vita sono cose più grandi di noi, quindi noi ci possiamo fare poco, ma Dio ci può fare tutto. Gesù ha detto: senza di me non potete fare nulla, ma se intervengo io potrete fare tutto. Ecco, la scuola dei monaci: non pensate mai che il tempo dedicato alla preghiera, è tempo perso, mai, perché il tempo dedicato alla preghiera è il tempo più importante e più prezioso che abbiamo in questa vita, dove si decide non soltanto della vita ma anche delle persone e delle situazioni per le quali preghiamo, perché chi prega lo sa, Dio la preghiera l'ascolta, e come se l'ascolta. Questa è la nostra forza e questa è la nostra vita. E avete visto i monaci che campano santamente? Che belli che sono, campano tante, hanno lontane, sono tutti distesi, tutti quanti sereni, perché a campare così si campa meglio, molto meglio, capite? Perché quando lui è in comunione con Dio non è che non c'ha le croci, ma sicuramente campa meglio di chi vive sempre addannato e lontano da Dio e dall'amicizia con Lui. Bene, ringraziamo il Signore per questo dono dato alla Chiesa, chiediamo a Maria Santissima, che grande maestra di vita interiore, di orazione, che ci aiuti a fare nostro per quanto possiamo il patrimonio che ci ha lasciato questo grande santo, e soprattutto il messaggio del primato di Dio, della vita di comunione intima con Lui, dei sacramenti e della preghiera. Siamo lodati Gesù e Maria.